Per Radio Mia TV siamo con I Dirotta su Cuba, con la bellissima Simona Bencini e con Stefano De Donato. Io lo definisco l'anima di I Dirotta su Cuba. No. Il vostro è un successo che va in onda, se così si può dire, dal 1989, giusto? Beh sì, diciamo che il 1989 è stato l'anno della formazione di Dirotta su Cuba, le persone ancora non ci conoscevano, è stato proprio l'anno in cui Stefano e Rossano hanno formato I Dirotta e poi successivamente sono arrivata io come corista e poi dal 92 in poi come cantante e poi nel 1994 invece è nata proprio I Dirotta su Cuba, quelli che conoscono, che conosce la gente, perché è stato l'anno di Gelosia e da lì... Gelosia? Quel bellissimo brano che, se non erro, vinse un disco di platino? Non Gelosia di per sé, ma l'album che conteneva Gelosia, che appunto era Dirotta su Cuba, che uscì nel 95 e appunto fu un grande successo, abbiamo raggiunto insomma quasi 100.000 copie, quindi disco di platino. E poi c'è quella bellissima È andata così del 97, con la quale avete partecipato al Festival di Sanremo. Sì, esatto, e anche quello è stato un bellissimo traguardo, e siamo stati invitati a quel Sanremo e abbiamo partecipato con un grandissimo musicista che è Toots Thielemans, che è stato nostro ospite sul palco di Sanremo, quindi è stata anche un'esperienza insomma umanamente e artisticamente importante. Passare da essere sconosciuti, no? A un improvviso successo, che cosa comunica? Com'è il segreto? Dipende quanto sei preparato per quello che arriverà. È sempre la questione, no? Spesso si parla dei reality piuttosto che di certe situazioni, dei talent, dove arriva il successo improvviso. Lì dipende dal background che hai. Noi quando siamo arrivati al successo era già tanti anni, suonavamo insieme dal vivo con un progetto nostro dove ci scrivevamo da noi le canzoni, le arrangiavamo, per cui sì, non è facilmente gestibile sicuramente. Secondo me la differenza la fanno le persone che ti metti intorno. Scegliere, avere la fortuna di incontrare un manager giusto, una produzione, anche un'etichetta che magari discografica cerca di non spremerti completamente immediatamente, ecco, quello magari sì, ma lì un po' è la fortuna, un po' il destino, non ci si può fare niente. Fa il suo corso. Stefano, i concerti, i buoni risultati, ecco, secondo te a cosa portano? Ma dovrebbero portare a migliorarsi, no? A farne ancora a migliorare. Penso a migliorare, cioè un buon concerto comunque alla fine, certe volte non è detto che sia il concerto per forza quello che è sold out. Un buon concerto è quello che ti dà la soddisfazione che volevi in quel momento. Magari, non so, presenti un brano nuovo o trovi un interplay particolare per la sera con la band. Non è detto che uno stadio pieno ti soddisfi. Magari trovi il club piccolo che ti aspetta con 300 persone ed è più divertente. E quindi stiamo parlando di concerto. Voi siete reduci questa sera da un meraviglioso concerto qui all'Anfiteatro di Ponente di Molfetta. State portando in tour Studio Session Volume 1. E vi aspettavate questo consenso, tanto pubblico? Ma veramente... Diciamo che non così tanto tutto insieme, effettivamente no, soprattutto perché questa è una rassegna dove insomma, la gente viene qua apposta per sentire musica, non è un pubblico, non so, la festa di piazza in cui uno passa di lì casuale, cioè qui viene, la gente viene apposta per ascoltarti, quindi questo era proprio il nostro pubblico, proprio il nostro. Ecco, per esempio, questo è stato un concerto che ci ha dato soddisfazione perché era evidente fin dal primo brano che questo anfiteatro aspettava noi. Ecco, diciamo che voi avete un pubblico di nicchia, per cui se I Dirotta su Cuba piacciono è giusto che il pubblico ci sia e venga a sentirvi. È un pubblico che ti sceglie. Perciò, io vi ho scelti. Grazie, ma infatti c'era un filosofo, non mi ricordo il nome, diceva meglio l'applauso di un intenditore di 1000 imbecilli. È vero. Ma l'idea, ecco, di mettere su questo gruppo, I Dirotta su Cuba, da chi parte? Appunto, parte da Stefano De Donato e Rossano Gentili, che adesso non c'è. Sì, avevamo sto pallino del funk, della black music, però io non mi ricordo neanche perché decidemmo di farla in italiano. Era un pallino, ci piaceva fare questa cosa. Tra l'altro noi veniamo da una città
che negli anni, alla fine degli anni 80 era prettamente rock. Rockissimo. Diaframma, cioè, quindi i Dirotta erano delle mosche bianche, però eravamo molto punk in confronto ai punk, perché eravamo veramente controtendenza. Questa cosa del funk in italiano era un'assoluta novità per tutti, ed è quello che poi infatti in qualche maniera ci ha differenziato dagli altri. Infatti abbiamo partecipato anche a manifestazioni molto rock, eccetera, ma eravamo una cosa talmente particolare in quel momento, sembra assurdo dirlo oggi dove è tutto facile e arrivabile, però eravamo veramente i numeri uno in un mondo dove in realtà poi devo dire abbiamo avuto anche pochi concorrenti, perché in Italia pochi l'hanno voluto fare, pochi l'hanno saputo fare. E pochi l'hanno continuato a fare. Pochissimi l'hanno soprattutto. Anche quelli hanno seguito la moda del momento dopo la nostra uscita, comunque non sono sopravvissuti molto, perché comunque sono richieste tante caratteristiche non comunicative, vocali, tecniche a livello musicale, di conoscenza. Infatti spesso noi abbiamo, fra il nostro pubblico abbiamo anche tanti addetti ai lavori, tanti musicisti, tanti appassionati, appassionati veri DJ, perché è un genere che comprende tante piccole parti che messe tutte insieme poi danno quel tipo di energia che sembra così felice, così semplice, invece in realtà è un lavoro complessissimo essere semplice. Ecco, ad un anno dalla nascita del gruppo entra a far parte Simona Bencini, quindi avete scelto, ecco, parlo con te, avete scelto Simona Bencini nonostante insomma la vostra musica e il vostro repertorio prevedesse una voce maschile. Sì, ma Simona è stata figlia del destino, perché in realtà Simona è entrata con noi come corista. E poi il cantante che c'era si è allontanato dalla band, noi avevamo delle date importanti da fare e è stato naturale Simona provasse a cantare questi brani. La cosa ha funzionato ancora meglio col cantante prima, per cui è stato semplice. Avete fatto centro. Sì, era già lì, era già scritta questa cosa. Era scritta. Musica jazz, musica italiana a confronto. Musica jazz? Oddio, ma dipende dal jazz parli, perché il jazz nasce ai primi del Novecento insieme diciamo alla musica moderna italiana, però un confronto non si potrebbe neanche fare perché si sta parlando di radici completamente lontane. Poi però ci sono stati tanti momenti in cui si sono avvicinate, perché negli anni 60 già l'idea, insomma, Chet Baker ha abitato a Milano per tanto tempo, ma piuttosto che tanti dischi, pensa a Tenco, Mina stessa, dove in realtà le influenze jazz ci sono state. Sì, ma anche fra le due guerre ci sono stati un sacco di autori italiani che hanno scritto, hanno imitato lo stile dello standard jazz, proprio perché in quel periodo non si poteva ascoltare jazz in Europa, se non sbaglio. Certo, sì, era musica censura, nera, no, e allora loro iniziarono a comporre canzoni copiando quello stile jazz e quindi nacquero insomma tante canzoni famosissime italiane, bellissime, che oltretutto io l'ho anche ricantate nel disco Le canzoni delle tue guerre con Bollani, no? Dove sola me ne vo per la città, tipo, no? È Natalino 8, tutto quel periodo lì. Quindi sì, insomma, c'è stato anche una sorta di crossover, se vuoi, tra un certo punto fra il jazz e la melodia italiana, che ha prodotto delle canzoni bellissime che oltretutto sono degli standards a tutt'oggi. Lo stesso Bruno Martino. Oggi quasi non c'è più una divisione fra il jazz più, diciamo, più popolare e la musica colta italiana. Non è che poi c'è tutta questa differenza, insomma. Anzi, abbiamo esportato dei nomi importanti anche noi, pensa appunto a Stefano Bollani, che è un amico fiorentino, dove in realtà va in giro a insegnare come si fa il jazz, eppure è nato a Firenze. La special guest di questa sera nel vostro concerto, il grande Fabrizio Bosso con la sua magica tromba, vogliamo spendere due paroline per lui? Molto volentieri. Fabrizio, appunto, come tu, è un grandissimo jazzista italiano e noi lo abbiamo coinvolto all'interno del nostro ultimo album Studio Sessions Volume 1, ha partecipato appunto all'interno di Chiudo gli occhi, questo brano del nostro primo album, lo ha reinterpretato a suo modo ed è nata una bellissima collaborazione, un'amicizia che ha proseguito oltre l'album, e quando gli abbiamo detto se gli sarebbe piaciuto di venire a suonare un po' con noi in giro per l'Italia, insomma,
ha accettato. Sì, e... che buffo, perché quando abbiamo sentito Fabrizio si ricordava di andare uscito il primo disco e diceva: ah, ma io il nostro primo disco lo conosco a memoria, perché ci suonavo sopra da ragazzino. E per cui è stato bello anche lusinghiero il fatto che comunque abbia accettato un musicista così importante. Sì, comunque alla fine i brani di Diretta su Cuba hanno un background in cui Fabrizio può assolutamente esprimersi, perché comunque la musica funk è comunque figlia di quel calderone. Sì, la dice sempre la musica black. E quindi dalla quale parte il jazz, dalla quale parte il gospel, dalla quale parte il soul, eccetera, eccetera, disco music, eccetera, eccetera. Quindi è un genere in cui lui può benissimo esprimersi. Diciamo che stasera avete regalato tante emozioni al pubblico, me compresa, perché c'ero, e anche Fabrizio, tante emozioni. Come prosegue le vostre date, il vostro tour, le vostre prossime date? Le nostre prossime date sono domani a Castellammare di Stabia, che sarebbe il 25 agosto, poi... Una pausa, anche perché siamo in studio a fare il disco nuovo. Ecco, questo è il progetto. In realtà le date diminuiranno, perché comunque vogliamo preparare un disco nuovo, sì, e andare e tornare vuol dire spezzare il lavoro. È complicato, per cui può darsi ci prenderemo una pausa. Ora è tanto che siamo in giro con questo disco, ormai sono 2 anni e siamo in tournée perennemente quasi. Si può dire quando più o meno uscirà questo nuovo disco? No, magari lo sai te, io non lo so. No. No, perché, facciamo, non no, diciamo, no, perché, perché la cosa bella di lavorare oggi, a differenza di quando si lavorava 15 anni fa, 20 anni fa, è che siamo abbastanza liberi. Per cui nello stesso tempo usciamo quando siamo convinti di uscire una cosa che ci piace, non abbiamo scadenze, non abbiamo pressioni, e questo ha fatto sì che il lavoro fosse... abbiamo preso il lato bello di questo lavoro. Con ritmi più umani, anche perché insomma abbiamo tutti e tre, teniamo famiglia, insomma ovviamente abbiamo... Cioè, in realtà è tutta una cosa che ci ha... è figlio del voler fare una cosa bella. Anche perché poi la fretta fa i figli ciechi, quindi meglio fare tutto con calma e i lavori vengono bene. Un pensiero sulla Puglia, vi siete esibiti in Puglia stasera, non è la prima volta, però un pensierino sulla Puglia. L'ho detto in apertura, è la regione più funky d'Italia, su questo non c'è dubbio. Siamo proprio, suoniamo tantissimo in Puglia, continuamente ci chiamano, c'è proprio una bella cultura musicale, c'è la cultura della musica dal vivo, ci sono tantissimi musicisti, c'è un bel fermento in Puglia, e questo... C'è l'invasione dei musicisti italiani, poi dei musicisti pugliesi in Italia. I talenti nascono in Puglia, tutti gli ultimi talenti nascono qua. Insomma, c'è un motivo. Ce ne sono molti. Un sogno dei Dirotta su Cuba, quello chiuso nel cassetto. Dirotta su Cuba all'estero. Io andare a letto, sono distrutto. Beh, diciamo che molto molto tardi. Tu all'estero. È molto molto tardi, non diciamo che ore sono, è quasi l'una del mattino, siamo in diretta, è quasi l'una del mattino. Ok, quindi insomma, Dirotta su Cuba all'estero è un bellissimo sogno e vi auguro... In Europa mi piacerebbe, sì. Sì, non torniamo più dopo. Io vi auguro che si realizzi al più presto. E allora, per Radio Mia TV con in Dirotta su Cuba, Simona Bencini, Stefano De Donato, grazie per questa intervista, alla prossima. Ovviamente il nuovo album sarà pubblicizzato. Ti facciamo sapere. Sì, sarà pubblicizzato su Radio Mia appena insomma sarà pronto, con una bella diretta telefonica con te, ma anche con Stefano, magari accanto a te. Assolutamente sì, con tutti e due. Fate un saluto per gli ascoltatori di Radio Mia. Un grosso bacio da Stefano e Simona, Radio Mia di Bari. Ciao. Ciao.